storica per il calcio forlivese. Questa sera per gli ottavi della Coppa Italia il Forlì sfida il Milan. Stadio tutto esaurito, uno splendido colpo d'occhio questa sera alla Manuzzi per questa sfida in attesa, almeno per i biancorossi che sfidano per la prima volta in maniera ufficiale il Forlì, il Milan, scusate. Lo speaker sta leggendo le formazioni, eccole, il Forlì è in campo con Roccati, Babini, Macerata, Prati, Paggio, Flamigni, Cazzarò, Rossi, Orlandi, Misso e Turpi. Siedono in panchina con il signor Bonavita, Magnani, Turchetta, Belletti, Gurrioli e D'Alessio. Il Milan è in campo con Jelpo, Tassotti e Coco, Albertini, Costa Curta e Baresi, Eranio, Ambrosini, Di Cagno, Savicevic e Lentini. Allenatore Capello che in panchina si è portato Rossi, Maldini, Galli, Deselli, Locatelli. Arbitro il signor Pellegrino di Barcellona, coadiuvato dai signori Pinna e Mantovani. Il quarto uomo è il signor Serena. Le squadre devono ancora fare ingresso in campo. Lo stadio Manuzzi questa sera offre uno splendido colpo d'occhio, abbiamo già detto, oltre 23.000 spettatori. La prevendita dei biglietti per il Forlì ha assunto delle cifre storiche, oltre 17.000 i biglietti venduti in prevendita per un incasso vicino ai 650 milioni di lire. È una partita che rappresenta per Forlì un'occasione unica, un'occasione storica. La città ha risposto alla grande. In città non si respirava altro, abbiamo avuto varie manifestazioni durante questi giorni. Ieri sera lo stesso presidente Giancarlo Abate della Serie C è stato premiato qui presente a Forlì. E questa sera il Forlì raccoglie il frutto del suo cammino di coppa, un cammino trionfale, ricordiamolo. Il Forlì ha eliminato il Foggia vincendo in casa 1-0, poi nel secondo turno è riuscito a eliminare il Piacenza ai rigori 5-4, ricordiamo i tempi regolamentari finiti 1-1, poi ai rigori l'errore fatale di Corini dal dischetto e quindi la qualificazione del Milan. In questo momento stanno facendo ingresso le squadre. Osserviamo lo splendido spettacolo che il Manuzzi offre questa sera. Alla sinistra dei vostri teleschermi la curva milanista e alla destra un'inedita curva forlivese. Una curva forlivese che penso che trascorreranno diversi anni per non vederla così. Fuochi d'artificio illuminano a giorno la curva mare. Migliaia di stendardi bianchi e rossi illuminano un meraviglioso pubblico questa sera in bianco e rosso. Sono entrati in questo momento i giocatori in campo. Il Milan in completa tenuta gialla, il Forlì nella casacca classica biancorossa. È uno spettacolo che i giocatori del Forlì, ma anche gli appassionati del calcio forlivese, ricorderanno per un pezzo. Una squadra, quella di Forlì, che appunto non ha potuto ospitare questa sfida al Morgagni per la limitata capienza del vecchio stadio. 6.000 posti sarebbero stati assolutamente insufficienti per contenere queste folle che questa sera gremisce il Dino Manuzzi di Cesena. Osserviamo un osservato speciale tra i milanisti, in questo momento ha ricevuto un premio particolare Dejan Savicevic al rientro dopo un lungo infortunio. Su di lui sono puntati tutti gli occhi, anche in vista che del derby con l'Inter che il Milan dovrà affrontare tra 4 giorni. Foto diritto per i biancorossi, ricordiamo biancorossi che sono in formazione rimaneggiata. Una squadra, quella di Bonavita, giovanissima, molti sono gli esordienti addirittura nel campionato nazionale professionista, nel campionato professionistico di Serie C2, ricordiamo i vari Roccati, Macerata, poi Orlandi col numero 9 in dubbio fino all'ultimo, e poi ricordiamo anche la presenza delle file biancorosse del numero 10. Giuseppe Misso, che è un giocatore proprio di proprietà del Milan, quindi occhio particolare per Giuseppe Misso, che gioca oggi con la sua squadra d'origine, per così dire, sicuramente sarà motivato. Il capitano dei biancorossi è Roberto Rossi, un giocatore forse tra i più esperti dei forlivesi, proveniente dal Venezia, assente importante Monaco, un giocatore fondamentale negli schemi di Bonavita che questa sera non può esserci per infortunio, così come il libero Calderoni, anche egli assente questa sera.
tutto è pronto, l'arbitro, il signor Pellegrino, sta osservando il cronometro. Tutto è pronto, vediamo Savicevic che risponde, il saluto del pubblico e i biancorossi che rispondono alla gremita curva mare biancorossa. Tutto è pronto, ora c'è qualche secondo di attesa per la verifica dei palloni, poi viene prescelto quello che sarà utilizzato per la sfida. Ottavi di Coppa, storica sfida qui al Dino Manutti di Cesena, 25 ottobre, Forlì contro Milan, una squadra di C2 per la prima volta agli ottavi di Coppa Italia e sarà il Forlì a battere. Partiti questo, quindi la rimessa di Roccati che non vede l'ora di sistemare il pallone con calma e perdere qualche secondo. È comprensibile per il Forlì cercare di arrivare a reti inviolate fino all'intervallo, sarebbe una iniezione notevolissima alla morale dei romagnoli che già stanno facendo tantissimo a tenere testa al Milan. Fallo intanto di Prati che salta ostacolando fallosamente Ambrosini, ora è Albertini per Tassotti, Tassotti affrontato da Nisso, ancora Albertini, Savicevic, attenzione Savicevic, il tocco al centro, attenzione per Di Cagno, il tiro di Di Cagno, la rete, gol di Di Cagno. Tutto questo al 37esimo, è stato Savicevic che ha sputato l'accelerazione, ha servito Paolo Di Cagno, il quale non ha avuto assolutamente problemi a prendere Roccati e naturalmente si aspettava che la prima distrazione il Milan potesse approfittarne. È stato Di Cagno al 37esimo a segnare la rete che vale il vantaggio, tant'è che il Forlì al settimo minuto del secondo tempo perde 1-0 e è il caso proprio di dire, chi l'avrebbe mai detto, un Milan che giochicchia, sì, ma un Forlì ordinato, molto compunto. In questo momento recupera palla con Cazzarò, poi perde un rimpallo favorevole, Dejan Savicevic che cerca compagni, trova Tassotti sulla destra, stop di ginocchio, poi ha il problema di affrontare Misso, lo evita con un retto passato di Albertini, Albertini il traversone dalla parte di Flamini, fa buona guardia Flamini, Savicevic ancora sul pallone, Savicevic dopo l'assist vincente di Cagno in occasione del gol, sembra rinfrancato il genio, parte il traversone, il tocco di testa, poi arriva di gran carriera Eranio e porta due le reti. Quindi quando siamo all'ottavo del secondo tempo è stato Stefano Eragno a siglare il secondo gol, 0-2, gol di Eragno. Scoccato in questo momento il 90esimo, Forlì in avanti, Maldini, il Forlì che prova almeno una volta ad arrivare, fallo di mani, si continua, Ambrosini va ancora a caccia del pallone, prova Turchetta in pressing del Forlì, vuole terminare in avanti, incitato dalla curva mare questa sera in bianco rosso, Cazzarò, prova Cazzarò il tocco, non riesce a raggiungere compagni, Paggio in tackle, va via Lentini, poi Di Cagno, arriva poi fallo su Prati e quindi punizione per il Forlì. Sarà questa l'ultima occasione della partita, il Forlì terminerà in avanti. Turchetta, spunto del numero 13 biancorosso, poi è Belletti che prova a raggiungere una palla impossibile perché Maldini è in vantaggio, costa curta, con tutta calma, tocco per Albertini, parte il lancio di Albertini per Di Cagno, seguiamo questa azione, Di Cagno, arriva Paggio imperioso, palla fuori, siamo in pieno recupero e tra qualche secondo finirà il sogno del Forlì, finirà questo Forlì Milan. Lentini, il tocco è per Coco, Coco indietro ad Albertini, Albertini per Costa Curta, Billy Costa Curta, Tassotti, Costa Curta, tutti attendono ormai il 90esimo, Maldini, la curva biancorossa acclama comunque i propri beniamini, ci mancherebbe altro, un 2-0 con il Milan è un grandissimo risultato che fa onore agli uomini di Bonavita. Turchetta prova a cambiare, un lancio bellissimo che però vede pronto a Costa Curta, un lancio che intendeva servire Orlandi, Rossi alla caccia del pallone, 46 minuti di gioco del secondo tempo, siamo in pieno recupero, Lentini, ancora Ambrosini, l'arbitro Pellegrino fa osservare il recupero per qualche incidente avvenuto nel secondo tempo, Ambrosini, il tocco per Albertini, Albertini prova ancora questo lancio, fuori gioco,
e quindi nulla di fatto. Due minuti di recupero, 92esimo minuto di gioco qui al Manuzzi. La partita termina in questo momento, qui al Manuzzi, applausi per tutti. Un grandissimo Forlì, limiti danni contro il Milan, 2-0. Renti al 37esimo di Picagno e al 53esimo di Eragno. Quindi il sogno del Forlì termina in questo momento, sventolio di bandiera nella curva mare biancorossa. Il sogno del Forlì, diciamo, assume in questo momento un doveroso ringraziamento ai Galletti, capaci di eliminare il Piacenza e Foggia e di grarsi questa splendida partita. Un 2-0, un passivo limitato se pensiamo che di fronte c'era il Milan. Un ringraziamento quindi agli uomini di Buonavita, che fu privi di Monaco, Conficcuoni, Medri, ricordiamoli questi giocatori assenti importanti. Conficcuoni, Medri è riuscito nell'impresa di tenere testa al Milan. Uno Forlì di C2 quindi alla grande, che ora si dedicherà al campionato che speriamo si possa portare altri trionfi ai biancorossi.